Salve amici. Un vecchio detto dei navigatori dice: sotto i 40 gradi di latitudine non c'è legge, sotto i 50 non c'è Dio. Capo Horn si trova a 56 gradi latitudine sud. Lo stretto di Drake è ancora più in basso, hanno entrambi una pessima reputazione. In questo video scoprirete dove si trova la corrente oceanica più potente del mondo, perché i marinai erano onorati di portare l'orecchino all'orecchio sinistro e come una compagnia privata poteva resistere a interi stati. Capo Horn, situato sull'omonima isola, è il punto più meridionale dell'arcipelago della Terra del Fuoco. Da qui all'Antartide ci sono più di 800 chilometri. Spesso è erroneamente chiamato il punto più a sud della massa continentale americana, ma questo non è del tutto vero. Tale punto è in realtà Cape Froward, mentre Capo Horn si trova su un'isola. Proprio per tali punti del pianeta è adatta l'espressione «alla fine del mondo». Qui si incontrano due oceani, l'Atlantico e il Pacifico, grazie ai quali si crea un clima unico, ma molto insidioso per i marinai. Il tempo sull'isola è prevalentemente ventoso e nuvoloso. Non c'è quasi mai sole e il numero di giorni di pioggia all'anno è superiore a 280. La temperatura dell'aria varia da meno 2 a più 14 gradi. La forza media del vento è di 43 metri al secondo. È pari a quella di un uragano di primo grado in base alla scala Saffir-Simpson. Pertanto, molti definiscono il clima in questa regione il peggiore sulla Terra. Ma anche in luoghi così duri, un tempo, le persone vivevano stabilmente. Sin dai tempi antichi, l'area compresa tra Capo Horn e il canale di Beagle era di dominio della tribù nativa degli Yagan. La sua ultima rappresentante, Cristina Calderon, è morta nel febbraio 2022, portando con sé la lingua della tribù. I nativi viaggiavano su piroghe, cacciavano animali marini e pescavano. A poco, le persone iniziarono a scomparire e la causa principale erano i colonizzatori. Ora ci sono poco più di 1000 meticci che hanno perso completamente la cultura e la lingua degli Yagan. Oggi sull'isola di Horn c'è una base della flotta cilena, un faro, una cappella, locali residenziali e di servizio. Della base si occupa solitamente un ufficiale accompagnato dalla sua famiglia. Un viaggio di lavoro del genere di norma dura un anno e la famiglia trascorre la maggior parte del tempo in isolamento. Per i marinai questa è una grande opportunità per trascorrere del tempo con le loro famiglie e dopo tutto un viaggio di questo tipo si ricorda per tutta la vita. Gli abitanti dell'isola vivono in una casetta dove ci sono tutte le comodità per una vita confortevole, internet compreso. L'ufficiale è addetto al faro e alla stazione meteorologica, mette i timbri sui passaporti e comunica con le navi di passaggio. È anche responsabile di un piccolo museo dove i viaggiatori lasciano le loro bandiere. La seconda importante attrazione dell'isola è un monumento a forma di albatros, installato nel 1992 e dedicato a tutti i marinai caduti in questa zona. I primi navigatori a raggiungere Capo Horn furono due olandesi, Jacob Lemmer e Willem Schouten, nel 1616. Il nome del promontorio fu dato in onore della città di Horn in Olanda, i cui abitanti sponsorizzarono il viaggio. Il promontorio è bagnato dalle acque dello stretto di Drake, che con i suoi 1000 chilometri è il più largo della Terra. Con 5500 metri di profondità è anche il più profondo. Allo stretto è stato dato il nome all'alba del XX secolo. Durante una spedizione imperiale transartica, l'esploratore artico anglo-irlandese Ernest Henry Shackleton decise di chiamarlo così in onore del leggendario navigatore Francis Drake, il quale si credeva avesse attraversato lo stretto nel 1578, ma fonti moderne negano questa informazione. Come nel caso di Capo Horn, l'onore della scoperta spetta molto probabilmente ai membri della spedizione Schouten. Lo stretto di Drake ha acquisito notorietà per diversi motivi. In primo luogo, qui si verificano spesso alcune tra le più potenti tempeste del pianeta.
le onde alte fino a 15 metri sono un fenomeno molto frequente. In secondo luogo, la corrente circumpolare antartica, la più potente nell'oceano e l'unica sulla Terra che attraversa tutti i meridiani, crea molti problemi. Questa corrente non incontra ostacoli sulla sua strada e sviluppa una velocità massima nello stretto di Drake di circa 15 km orari. Se una nave viaggia dall'Atlantico al Pacifico, la navigazione sarà molto difficile a causa della corrente e del vento in arrivo. In terzo luogo, da aprile a novembre, la parte meridionale dello stretto è ricoperta di ghiaccio. In estate, infatti, si trovano spesso iceberg e banchi di ghiaccio. Ma perché era necessario correre così tanti rischi e circumnavigare Capo Horn se in quel momento Magellano aveva già scoperto uno stretto più sicuro? Il fatto è che gli europei erano molto interessati alle isole Molucche, che chiamavano la dispensa delle spezie, e all'epoca le spezie erano molto apprezzate. Sì, si potevano raggiungere anche attraverso lo stretto di Magellano e il Capo di Buona Speranza, ma la prima rotta era un monopolio spagnolo e la seconda portoghese. Successivamente, a partire dal 1602, queste rotte furono monopolizzate dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali, la compagnia privata più influente dell'epoca. Nel 1669 la compagnia possedeva 40 navi da guerra, 150 navi mercantili, 50.000 impiegati e un esercito di 10.000 soldati. La società è stata coinvolta in diverse controversie politiche. Nel 1641 da sola, senza l'aiuto dello Stato olandese, cacciò dall'attuale Indonesia i suoi concorrenti, i portoghesi. Si è scoperto che per i commercianti indipendenti senza un serio supporto militare, che volevano navigare dall'Atlantico al Pacifico o viceversa, c'era solo un modo. Pertanto, marinai disperati navigavano lungo lo stretto di Drake, costeggiando Capo Horn, nonostante le serie possibilità di dire addio alla propria vita. La navigazione intorno a Capo Horn raggiunse il suo apice tra il 1850 e il 1914, all'alba del commercio marittimo. Le merci australiane andavano in Inghilterra, i clipper con il tè venivano trasportati in Europa dall'India, i cercatori d'oro dalla costa orientale degli Stati Uniti si spostavano in California. Questo è il periodo segnato dal maggior numero di vittime. In totale, almeno 800 navi sono affondate nell'area di Capo Horn e più di 10.000 marinai hanno perso la vita. La vita dei marinai si semplificò notevolmente solo nel 1914, quando lo stretto perse la sua valenza a causa della costruzione di uno dei progetti più grandi e complessi dell'umanità, il Canale di Panama, che collega la Baia di Panama dell'Oceano Pacifico con il Mar dei Caraibi nell'Oceano Atlantico. Grazie a esso non era più necessario fare il giro del Sud America e il percorso fu ridotto di 1.000 chilometri, il che ha avuto un impatto inestimabile sullo sviluppo della navigazione e dell'economia in tutto il mondo. Ai nostri tempi, circumnavigare Capo Horn e passare attraverso lo stretto di Drake è un'attrazione per i turisti che cercano emozioni forti. Le attuali navi da spedizione sono dotate di stabilizzatori, grazie ai quali non traballano molto quando attraversano lo stretto. Eppure questa rotta rimane pericolosa. Ad esempio, nel 2010, nello stretto di Drake, la nave da crociera Clelia 2 è stata colta da una forte tempesta, durante la quale il motore ha smesso di funzionare. Per fortuna il transatlantico è stato salvato e ha raggiunto il porto argentino di Ushuaia senza perdite di vite umane. Tuttavia, questa storia dimostra che la natura può essere ancora molto più forte della nostra tecnologia. Ad eccezione delle navi da crociera turistiche, i diportisti sono gli unici che ai nostri tempi creano una parvenza di traffico regolare intorno a Capo Horn. Tali navigazioni si svolgono nell'ambito di competizioni o viaggi intorno al mondo. Per un velista, attraversare lo stretto di Drake è paragonabile alla conquista dell'Everest da parte di uno scalatore. Non per niente i marinai che ci riuscivano ricevevano il diritto di indossare un orecchino a forma di anello all'orecchio sinistro, simbolo di coraggio. Nonostante il fatto che lo stretto di Drake sia duro, è riuscito a diventare una casa per molti animali. Qui si può incontrare un lagenorinco dalla croce, una megattera, una procellaria gigante o un albatros. L'isola di Horn ospita pinguini, foche e leoni marini. Nel 2005 il Parco Nazionale di Cavo de Hornos, che comprende l'isola di Horn, è stato dichiarato Patrimonio Naturale dell'Umanità dall'UNESCO. Con questo è tutto, amici.
Lasciate un mi piace, scrivete un commento e iscrivetevi al canale. A presto!